scuola siamo in compagnia di un ospite speciale che a nostro avviso rappresenta un po' un'eccellenza per, non solo per i sardi ma soprattutto per noi cagliaritani. Lui è Alessandro Cau, che ringraziamo di essere qua. Grazie a voi. Al quale chiediamo di raccontare la sua esperienza un po' particolare sia formativa che professionale. Vi ringrazio innanzitutto per l'invito, è un piacere per me parlare di questa mia esperienza. Sono stato coinvolto quest'inverno nel programma nazionale di ricerca in Antartide, quindi sono uno dei pochi cagliaritani che può dire di essere andato fino al Polo Sud. Sono stato coinvolto come ricercatore, sono un biologo marino, mi occupo di fondali, quindi fondamentalmente tutto ciò che riguarda la componente che vive sul fondo dei mari. Sono attualmente assegnista di ricerca presso l'Università di Sassari, ma sono cagliaritano doc, anche se non sembra dall'aspetto, sono cagliaritanissimo. Sono stato coinvolto appunto per questo mio ruolo e sono stato giù in Antartide da circa metà dicembre fino ai primi giorni di marzo. È stata un'esperienza che mi ha dato modo di vivere un'esperienza professionale e umana davvero ricchissima sotto tanti punti di vista. Ovviamente dal punto di vista curricolare, perché come vi dicevo non sono in molti ad aver avuto questa fortuna. Per quanto riguarda l'attività scientifica è stata veramente proficua, ma credo che quella umana sia, l'esperienza dal punto di vista umano sia stata ancora più ricca, perché mi ha fatto apprezzare tante cose che davo quasi per scontate. Non ultimo, non vi nascondo che mi fa un certo effetto parlare di Antartide in questo bel contesto, in questo bel contesto marino, ed è proprio a questo che mi riferisco quando dico le fortune che abbiamo intorno a noi, dalle piccole cose domestiche alla meravigliosa Cagliari che ci circonda. È stata un'esperienza davvero ricca. Davvero ricca, è iniziata con un viaggio lunghissimo fino alla Nuova Zelanda, circa 2 giorni di viaggio in aereo, per poi proseguire comodamente in 14 giorni di nave, di navigazione fino alla base Mario Zucchelli, dove ho trascorso circa 45 giorni e poi sono tornato a casa. Abbiamo condotto tutta una serie di campionamenti sia a terra, o meglio sul ghiaccio marino, quindi era come stare a terra. Poi una volta che il ghiaccio marino si è spaccato, infatti il nostro focus era proprio individuare, studiare le dinamiche trofiche in questo periodo di transizione tra ghiaccio marino compatto e acque libere, e quindi abbiamo anche avuto modo di campionare anche a mare e anche interfacciarci con quella che è la natura antartica. Ho finalmente conosciuto i pinguini, devo ammettere, è stato forse il ricordo più bello, e confrontarsi comunque con quella che è la natura antartica. Io in particolare vorrei sapere, insomma, proprio una curiosità, cosa rappresenta per un ragazzo giovane come te fare un'esperienza di questo livello. Va bene la felicità, la soddisfazione, ma poi l'arricchimento dal tuo punto di vista. Spostandoci appunto sul lato professionale, diciamo che un biologo marino fondamentalmente è una persona che studia dei meccanismi, che questi meccanismi siano nelle acque antistanti il Poetto o il Mediterraneo, l'Atlantico piuttosto che l'Antartide, diciamo tanto più tu sei bravo a interfacciarti con diverse problematiche in diverse aree, tanto più sei formato. Quindi inutile dirvi che per me, che ho sempre lavorato nel bacino mediterraneo, poter scrivere sul curriculum ho avuto esperienze lavorative in Mediterraneo, in Atlantico, in Pacifico o in Antartide, è sicuramente un arricchimento in più, se consideriamo poi che non sono proprio un ricercatore maturissimo, sono proprio all'inizio della mia carriera. Certo. Quello che ti chiedo io è la tua opinione prima da studente, oggi da uomo e domani da professionista. Secondo te quale può essere per tutte le professioni, tutte le discipline, l'arricchimento che gli studenti possono avere, diciamo, andando a conoscere nuove realtà, interfacciandosi con nuove culture, ma soprattutto il contributo, secondo te, quale deve essere degli enti in questione come le università, la regione, ma anche il comune stesso, perché non dimentichiamoci che qui stiamo parlando di Cagliari. Io parlo della mia esperienza, che è molto valida per quanto riguarda la tua domanda, nel senso che io ho fatto la mia prima esperienza all'estero tramite una borsa finanziata dall'Università di Cagliari, in particolare si chiama un Globus Placement, che a differenza di tante altre esperienze Erasmus, che comprendono semplicemente dei periodi di studio all'estero, era un qualcosa di focalizzato su dell'attività di laboratorio circoscritta in 90 giorni. Partendo da questa prima esperienza che ho condotto negli Stati Uniti a San Diego,
in un centro di oceanografia che si chiama Scripps, ho imparato delle tecniche, diciamo, per l'analisi dei sedimenti, quindi della componente bentonica, che è tuttora il mio lavoro. Anni dopo, dopo aver maturato altre esperienze all'interno del dottorato, un periodo in Francia e tante esperienze magari non così lunghe ma più puntiformi in giro per l'Europa, vengo contattato dall'Università di Cagliari, dalla persona, dal professor Antonio Puscedu, che mi ha richiesto appunto per partecipare a questa missione, sapendo che avevo acquisito queste competenze nell'esperienza del 2011, quindi a dimostrazione del fatto, impara l'arte e mettila da parte, anni dopo, quasi 5 anni dopo, mi è servito, certo. È stato, diciamo, il mio passepartout per andare in Antartide, certo. Quindi è una cosa che assolutamente consiglio, stimolo e incoraggio a fare, e le opportunità sono davvero tantissime. Come vedi tu, dal punto di vista didattico e scientifico, Cagliari nei prossimi anni, e quali possono essere secondo te le ricadute positive? Stiamo indubbiamente vivendo un periodo di internazionalizzazione a livello sociale, ma che passa per inevitabilmente per quello universitario, certo. Perché ormai la nostra generazione è chiamata a essere da prima cittadina dell'Europa, adesso cittadina del mondo, ed è un processo che piano piano si sta inevitabilmente sedimentando. Questo cosa porta? Portare la nostra ricerca e le nostre competenze su scala globale. Indubbiamente ci sono delle eccellenze in Sardegna che andrebbero sicuramente coltivate e stimolate, e io ho visto, devo ammettere, un incremento di quella che è la qualità della ricerca, nonostante tutte le difficoltà che sapete molto meglio di me. Certo. E vedo solo dei miglioramenti da quel punto di vista e non posso che esserne felice. Ti piace Cagliari? Io adoro Cagliari, ho girato parecchio, ma devo ammettere che un domani, quando penso a un professionista con una famiglia, insomma, che ha cambiato un po' le sue priorità e vuole avere della stabilità, non mi vedo in nessun altro posto che non sia Cagliari, ecco. Nonostante la tua, nonostante essere tutto, internazionale, sì. Praticamente hai girato il mondo, l'Europa, sì, sì, ho avuto la fortuna sia per lavoro che per piacere, perché mi piace viaggiare, sì. Girare parecchio, e devo ammettere, ogni posto visto è un'esperienza in più da un punto di vista, ma anche un punto in più per Cagliari. Vista la tua esperienza, hai girato tanto, hai viaggiato tanto in tutta Europa e anche nel mondo, quali sono i punti di forza che rilevi per Cagliari dopo questi 5 anni di amministrazione, e che cosa si può fare per migliorarla ulteriormente? I miglioramenti sono palesi, nel senso, anche nel posto in cui ci troviamo adesso, è, insomma, un lungomare poetto così, e penso fosse nei nostri sogni. Poi vi ripeto, vengo da un'esperienza in California che richiama davvero questo paesaggio, un bel viale pieno di palme, dei chioschetti ordinati, una pista ciclabile, tante belle cose. Devo ammettere che questa qualità urbanistica si riflette anche all'interno della città, il che mi ha fatto molto piacere. Dove andare a parare? Parlando della mia città con colleghi che vengono da fuori e sognano le vacanze in Sardegna, perché rimaniamo comunque un sogno per una stragrande maggioranza degli italiani, non dimentichiamocelo mai, un sogno che rischia di diventare un incubo nel momento in cui una famiglia arriva all'aeroporto di Cagliari Elmas e deve andare a Villa Simius. Faccio un esempio banale, banalissimo, però spesso e volentieri preferisco, in virtù della nostra ospitalità e della nostra apertura verso l'ospite, occuparmi io di tutta questa questione logistica degli spostamenti, perché non mi sentirei mai, una persona alla quale voglio bene, di avventurarsi in quelle che sono le dinamiche dei trasporti per le decentrate da Cagliari, insomma. Io credo che tanto è stato fatto, ma c'è ancora tanto da fare, insomma, ora bisogna mettere in campo le buone idee, molto lavoro, mai dimenticare, credo, di ascoltare tutti e tutte le esigenze e cercare di lavorare per raggiungere questi obiettivi. Io ti ringrazio. Io vi ringrazio. Grazie, grazie mille ad Alessandro per questa chiacchierata, sempre, insomma, ci fa sempre piacere avere una persona come lui, giovane, con un'esperienza di livello e che rappresenta la Sardegna in tutto il mondo. Grazie mille. Grazie a voi.